elaborate e in pratica decise sistematicamente ad esclusione del pubblico. L'autonomia regionale trova la sua ragion d'essere in un più di disponibilità verso le esigenze dei cittadini, un più di trasparenza e un più di democrazia. Tutto questo, le commissioni cosiddette paritetiche che fungono da incubatrici, sì, sto per chiudere, non sono così svelto di riflesso, che fungono da incubatrici delle norme autonomiste, fino ad ora non l'hanno fornito. Funzionando a modo di agenzie segrete, producono norme di rango costituzionale. Il processo di revisione degli statuti di autonomia non deve avvenire, bypassando gli organi costituzionali, quindi la democrazia, di un'autonomia rafforzata al prezzo di una democrazia amputata, non ci importa. Grazie. La ringrazio, deputato Combrickler. Adesso chiede di intervenire il deputato Stefano Fassina. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Signora Ministra, onorevoli colleghi, con grande rispetto mi rivolgo a quest'Aula, ma devo dire con grande franchezza che a me pare che nei lavori che abbiamo svolto in questi mesi vi sia stata la prevalenza di una notevole sottovalutazione dei rischi contenuti nelle norme che la maggioranza parlamentare va ad approvare. A me pare che questa sottovalutazione sia dovuta sostanzialmente a una cultura politica molto di moda in questa fase, che distingue il campo politico tra innovatori e conservatori e condanna alla conservazione, confina al campo della conservazione tutti coloro che provano a declinare l'innovazione in modo diverso rispetto all'impianto che è stato proposto come unico possibile. È stato un grave limite che poi ha avuto sul piano del metodo, come ha ricordato in modo eccellente il collega da Torre, ha avuto sul piano del metodo delle conseguenze assolutamente gravi, che anche qua sono state drammaticamente sottovalutate. Il collega da Torre ha fatto un elenco di ragioni, di motivazioni che inficiano o indeboliscono enormemente la legittimità della revisione costituzionale che andiamo ad approvare. Aggiungo tra le motivazioni il fatto che tutti noi che siamo qui alla Camera, al Senato, siamo stati eletti con una legge elettorale che la Corte Costituzionale ha definito illegittima. E, in particolare, per quanto riguarda i deputati e i senatori della maggioranza, sono stati eletti sulla base di un programma che prevedeva, appunto, come ha ricordato il collega da Torre, prevedeva mai più revisioni costituzionali senza un significativo coinvolgimento delle opposizioni. Questi problemi di metodo sono drammaticamente sottovalutati e rendono la revisione costituzionale, qualunque sarà l'esito del referendum, rendono la revisione costituzionale carente di legittimità. Sul piano del merito, non ho tempo per entrare sulle questioni specifiche, ma a me pare davvero impossibile non compiere una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi del quadro. La revisione costituzionale, la legge elettorale, come è stato ricordato, aggiungo un punto importante. Le procedure di approvazione dei regolamenti parlamentari, ai quali il testo rinvia questioni molto rilevanti. E infine la forma partito, perché
quei rischi di regressione democratica che tanti di noi hanno sottolineato diventano enormemente più elevati sulla base del fatto che in Italia, unico caso tra le democrazie europee con le quali ci piace confrontarci, siamo in prevalenza di partiti personali e plebiscitari, come pure è per statuto il Partito Democratico. Mettere insieme questi quattro elementi porta a riconoscere con un minimo di onestà intellettuale un quadro davvero rischioso. E sottolineo un altro punto importante: l'illusione funzionalista che ha dominato il nostro dibattito e le valutazioni positive che ho sentito dal relatore di maggioranza, dal governo oggi e in occasioni precedenti. L'illusione funzionalista, la debolezza della politica spiegata dal quadro istituzionale, dalla legge elettorale, senza andare a riconoscere i problemi veri, i problemi di fondo, e che sono lo svuotamento della democrazia nazionale nel quadro economico che si è venuto a determinare nell'ultimo trentennio e, per quanto riguarda i paesi dell'Eurozona, nel quadro di trattati che hanno un impianto radicalmente alternativo all'impianto fondato sul lavoro della nostra Costituzione. Un'illusione funzionalista pericolosa che porta a confondere la governabilità con la capacità di governo. Attenzione, governabilità non vuol dire capacità di governo. Governo vuol dire avere poi una connessione profonda con larga parte di quel popolo rispetto al quale poi, in nome del quale poi si governa. A me pare che vi sia dietro questa ossessione della governabilità come capacità di governo la rassegnazione culturale e politica al fatto che oramai i governi nazionali possono soltanto amministrare, possono soltanto attuare l'unica agenda possibile. E a quel punto, siccome l'unica agenda possibile va attuata solo una e una sola agenda, e a quel punto basta una democrazia minoritaria, dove una minoranza attraverso meccanismi elettorali e revisioni costituzionali consegna un potere sconfinato alla minoranza che arriva prima il compito di amministrare. Credo che sia drammaticamente sbagliato rassegnarsi alla politica come amministrazione, ma questo fa il pacchetto che la maggioranza si appresta ad approvare con la revisione del Senato, la legge elettorale, la forma partito e le procedure regolamentari. A me pare che tra gli elementi di sottovalutazione, e voglio rimarcare questo punto che è stato poco presente, vi è il fatto che il modello istituzionale, costituzionale, si porta dietro anche un modello economico-sociale. Non a caso l'articolo 1 della nostra Costituzione parla e indica una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ecco allora che il modello costituzionale, il modello istituzionale, il cambiamento implicito della forma di governo verso un presidenzialismo di fatto a contrappesi indeboliti è il corrispettivo di un quadro economico-sociale dove fasce crescenti di popolo, fasce crescenti di società vengono escluse. Una dinamica economica e l'agenda di politica economica imposta dall'Eurozona condanna all'esclusione economico-sociale fasce crescenti di popolo, fasce crescenti di classe medie, e un quadro politico-istituzionale che si adegua e fonda il suo funzionamento su il consenso di una minoranza sempre più ristretta.
un quadro economico e un quadro politico istituzionale, insieme alla legge elettorale, alla forma partito, alle procedure regolamentari che rischiano molto seriamente di svuotare di senso anche la prima parte della Costituzione. Ecco, credo che questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione anche da coloro che sono convinti di muoversi nella direzione giusta. E vado a concludere con due brevi osservazioni di merito, specifiche. La prima riguarda l'attribuzione, in un quadro di revisione del titolo quinto molto discutibile, in cui si riaccentrano funzioni importanti, si delegano alle regioni le politiche sociali. Ecco, trovo questa simmetria, questa redistribuzione di funzioni estremamente pericolosa e coerente con quella regressione sociale corrispondente alla regressione politico-istituzionale determinata dal pacchetto che stiamo approvando. E infine ci tengo a dirlo perché siamo in un contesto nel quale quello che qualche settimana fa sembrava improbabile adesso diventa invece molto meno improbabile. Non si è voluto in quest'Aula modificare il quorum richiesto per la dichiarazione dello stato di guerra. Noi consegniamo a una minoranza, alla prima delle minoranze, con le percentuali di voto possibili che prima richiamava il collega Dattorre, grazie alla legge elettorale, la possibilità di portare il paese in guerra. Credo sia un rischio molto serio. E allora, sulla base di questa analisi, di queste valutazioni, con lo spirito di chi vuole innovare, ma non scambia l'innovazione con la regressione, porteremo avanti la nostra battaglia nel referendum costituzionale e spero che il popolo italiano, la maggioranza del popolo italiano, rimanga coerente con i principi fondamentali della Carta Costituzionale del 48 e blocchi una deriva regressiva che porta la nostra democrazia ad essere molto restrittiva in termini di partecipazione democratica, in termini di garanzie istituzionali, in termini di qualità della partecipazione. Grazie. Ringrazio il deputato Fassina e ora chiede di intervenire il deputato Rocco Buttiglione. Prego, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, signora Presidente, signora rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Io devo rivendicare la piena legittimità di questo Parlamento a decidere in materia di riforma costituzionale. Mi spiace di sentire dal collega Fassina, per il quale ho molta stima e che citerò successivamente, ma la Corte Costituzionale ha detto con chiarezza che questo Parlamento non è illegittimo. Sostanzialmente ci ha detto